per noi è davvero una fase 2 perché la fase 1 è stata tragica ed è stata segnata da moltissimi lutti, la città più colpita al Del mondo, mondo, nel esatto. senso che qua ci sono stati in città, rispetto alla media di questo stesso periodo, degli anni precedenti, 661 morti in più, solo nella città di Bergamo. Ed è una cosa enorme, cioè come dire quasi 50.000 morti a New York in proporzione. Quella fase è stata drammatica e questa fase è una fase dal punto di vista sanitario invece molto più affrontabile, che ha le sue complessità, bisogno, cioè, i temi della convivenza con l'epidemia che non è scomparsa, della necessaria prudenza dell'affrontare la ripresa dei vari aspetti della nostra vita, però insomma non c'è paragone, sinceramente. E nel frattempo si affaccia in questa fase nuova invece la preoccupazione molto seria per gli aspetti sociali ed economici, perché noi siamo stati tra i primissimi a chiudere prima che insomma, arrivasse poi diciamo, il lockdown su tutta l'Italia, qui già si erano prese misure sulla Lombardia. Non ho difficoltà a dire che io stesso ho certamente sottovalutato all'inizio la gravità di quello che già stava succedendo. Stiamo parlando diciamo, della fine di febbraio. Ed è vero quello che dice Sala, cioè la scienza non ci ha aiutato, nel senso che in quegli stessi giorni il CNR diceva fuori dalla zona rossa di Codogno la vita può continuare normalmente. Sbagliavamo tutti perché in realtà la situazione era già grave, non lo sapevamo, il virus circolava già da molte settimane. Abbiamo scoperto che i nostri medici di medicina generale avevano intercettato numerose polmoniti che non hanno chiamato coronavirus perché nessuno gli aveva detto come le dovevano chiamare già a fine dicembre, primi di gennaio, quindi evidentemente non, quello che noi indichiamo come il paziente 1 non era affatto 1. Bergamo subisce come tutte le altre città alcune inefficienze che sono riconducibili al governo centrale. Cioè, questa mattina leggevo appunto del fatto che il commissario Arcuri abbia fatto un bando per comprare dei reagenti, dopo che qualche giorno fa aveva detto che stava mandando 5 milioni di tamponi alle regioni. Peccato che erano solo i bastoncini, non c'erano i reagenti chimici per fare i test. Quindi adesso si fa la gara per i reagenti. Allora, queste cose qua non sono accettabili, secondo me. Insomma, abbiamo cercato di tenere basse le critiche perché non era il momento Non di era il fare le momento, polemiche, certo. però io insomma, continuo a pensare che la Lombardia non si sia mossa in tanto, pur riconoscendole, pur riconoscendo la regione di aver dovuto affrontare una prova molto più ardua di altre regioni. Ma Assolutamente. detto questo, alcune scelte sono state particolarmente in ritardo. Sui tamponi, non, insomma, non c'è neanche da dire, per esempio, così come sulla distribuzione delle mascherine, il governo ha le sue colpe, ma la regione a sua volta insomma, ha dimostrato una particolare inefficienza. Alcuni limiti invece strutturali della sanità lombarda sono venuti a galla, non è pensabile che ognuno faccia per conto suo e peraltro i sindaci a riprova di questo si sono autospogliati del potere di ordinanza. L'abbiamo chiesto noi che il governo ci togliesse il potere di ordinanza in una certa fase per evitare di avere tra noi un disordine per cui ogni comune decideva a cavolo suo come organizzare le cose. La mia impressione è che i camion dell'esercito abbiano fatto capire a Roma, ma forse anche oltre i confini nazionali, cosa stava passando a Bergamo, e quindi non mi sento di lamentarmi a nome dei miei cittadini per scarsa considerazione. Così come dico, non credo che ci siano oggi le condizioni per cambiare maggioranza di governo o per cambiare il primo ministro, così penso che sarebbe auspicabile che invece si cercasse di andare un po' più d'accordo. La reazione è stata una reazione di fortissima solidarietà. Non soltanto abbiamo ricevuto anche attenzioni, aiuti, donazioni di cui dobbiamo essere grati. Gli stessi bergamaschi si sono attivati in ogni modo per rendersi utili. Qua siamo arrivati ad avere 1.000 volontari nella disponibilità del comune per occuparsi delle persone anziane sole nelle case. Quindi secondo me fanno onore a questa città e che dicono quale sia il suo temperamento, il suo spirito, che oggi io spero possa essere il principio da cui ripartire. In realtà io credo che il paese abbia assolutamente bisogno di unità, di standard assicurati a tutti.
Il MES, non il MES, però insomma, usiamo questa occasione per rimetterci un po' in equilibrio. Poi ci sono state anche delle cose molto belle, questo gemellaggio tra virgolette con Palermo, i Cannoli e poi Leolù, Carlando e Dio. Adesso andrò a Palermo appena possibile. Certo. Io credo che sia una cosa positiva. Che questo mio secondo mandato a questo punto ha un perché molto preciso da qui in avanti, che è quello di rimettere in piedi la città. Questa tragedia mi ha dato una motivazione in In più più, per occuparmi della città assolutamente. con determinazione da qui a quando continuerò a fare sindaco. E poi chi lo sa.